Benvenuti a tutti e grazie per la preziosa presenza di quest'oggi anche al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, al Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, al consigliere Marco Zecchinato, alla consigliera Silvia Maino e al consigliere Stefano Giacomin che ci delizieranno della loro presenza quest'oggi. Ricordandovi che questo importante convegno si realizza sia in presenza che in una diretta, nella diretta con i link che vi sono stati inoltrati via mail in questi giorni per poter accedere ai contenuti multimediali con le slide dei diversi relatori di eccellenza che parteciperanno proprio quest'oggi. Vi invito a collegarvi alla diretta YouTube sul canale del consorzio CEV, digitando quindi sulla handle la chiocciola normalissima della mail seguita da consorzio _ quindi lineetta bassa CEV. Oggi, cari presenti, cari collegati, cari sindaci, cari amministratori, è una giornata molto importante, una giornata in cui si approfondisce uno dei temi caldi non solo della cronaca e quindi della ribalta mediatica, ma di quello che è a tutti gli effetti il futuro. Un futuro che guarda agli obiettivi internazionali dell'Agenda 2030 e a quelli che sono gli SDGs che parlano di sinergie che configurano una vera e propria mission di sostenibilità nel rilancio del territorio, con una centralità crescente anche di quella economia di futuro, non solo del futuro. E proprio quest'oggi abbiamo il piacere di accogliervi anche in questa sala che è stata messa a disposizione dalla provincia di Vicenza, che ha collaborato proprio gomito a gomito con la regione del Veneto e il consorzio CEV per avervi tutti qui quest'oggi per parlare appunto di futuro. E come è un piccolo anche spoiler, perché questo è veramente un esempio di eccellenza, di innovazione, di digitalizzazione, perché potremmo dire che è pari a quella del Parlamento europeo per i sistemi informativi che ci sono alla base. E un altro aspetto fondamentale è quello proprio delle sinergie per la rete, per il territorio. E proprio questo evento ci fa anche pensare a quel termine che i latini definivano l'essere artifex, quindi quegli homo faber protagonisti del cambiamento, in iniziative come queste promosse dalla regione del Veneto con queste sinergie strategiche per il territorio nel rilancio di un'economia che deve diventare sì di resilienza ma soprattutto proattiva per il futuro che tutti ci immaginiamo ma che ha bisogno di linee programmatiche concrete e soprattutto dell'impegno condiviso da parte di ciascuno di noi chiamati proprio in questa vera call to action all'operatività che ci vede protagonisti del cambiamento proprio quest'oggi. E adesso, per i saluti istituzionali, hai la parola al Presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardina, mentre aspettiamo anche l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato. A lei la parola, Presidente. Grazie, ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per i consiglieri regionali qui presenti, che ringrazio, per i numerosi sindaci, rappresentanti delle istituzioni, dei comuni che intervengono qui questa mattina. Fa piacere che venga riconosciuto la bellezza, ma soprattutto l'efficienza di questa sala che tra l'altro ha subito proprio recentemente un rinnovamento, un adeguamento tecnologico che consente proprio di fare dirette online come quella di stamattina. L'appuntamento di stamattina che l'abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione. Entusiasmo perché siamo felici che l'assessore regionale abbia individuato questa sede e abbia deciso di affrontare qui questo argomento così importante. Argomento importante che condivido, che sostengo sia come sindaco che come presidente della provincia di Vicenza. Ritengo importante soprattutto riuscire a chiarire quelli che sono i dubbi, quelle che sono le numerose domande che noi amministratori abbiamo su questo argomento, quindi sono fiducioso che nel corso della mattinata si riescano a fare dei passi in avanti importanti, perché su questi provvedimenti, su questa nuova intuizione delle comunità energetiche ci sono molte aspettative, perché i principi che stanno alla base, principi di condivisione,
fra il pubblico e il privato per ottenere il meglio dal territorio in un tema così strategico come quello delle energie e delle energie rinnovabili, penso che dobbiamo riuscire tutti a spenderci, ancora di più nel ruolo che abbiamo di rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti dei cittadini. Quindi io non mi dilungo oltre con i saluti e lascio la parola direttamente a quelli che saranno gli interventi successivi, in attesa che poi arrivi anche successivamente l'ospite principale, che è appunto il promotore di questa iniziativa, l'assessore Marcato. Grazie mille.